solo quattro squadre a contendersi la possibilità di giocare la finale degli europei. Tutte e quattro, sicuramente, sono convinte di potersi portare a casa il titolo, ma prima dovranno superare queste semifinali. E non sarà facile. Benvenuti a questa semifinale. Vedremo quale delle due squadre avrà più energie e nervi saldi per arrivare all'obiettivo della finale. E ora tutti in piedi per gli inni delle nazionali che si affrontano in questa gara. Adesso ascoltiamo l'inno della squadra avversaria. Dunque le scelte degli allenatori. Concentrati e la partita ha inizio. Luca, chi pensi possa essere l'uomo che davvero deciderà le sorti di questa gara? Per me Marco Reus, un grande giocatore. È molto veloce, ha un fantastico controllo di palla nello stretto e sono sicuro che oggi lo vedremo partecipare a diverse azioni pericolose, sia come finalizzatore che come uomo assist. Poi ci vogliamo dimenticare la sua pericolosità sui calci di punizione? Ha senza dubbio. Cerca il secondo palo. Cross allontanato, niente di fatto. Ecco un altro cross. Mette fuori il pallone. Mario Götze. Reus. Mustafi. E se n'è andato il primo quarto d'ora. Le due squadre si temono, Fabio. Si vede dall'atteggiamento che hanno in campo. Nessuna delle due si vuole scoprire per offrire possibilità all'avversario. Jerome Boateng prova la giocata nello spazio. Sicuro qui l'intervento del portiere. Schweinsteiger. Tegel feroce. L'arbitro lo chiama cartellino giallo. Si è ricordato nonostante il vantaggio. Bravo. Rimessa battuta male, gli avversari ne approfittano. Mario Götze. Prova Müller. Prova il filtrante. Da lì può concludere. E c'è il gol della Germania. Non ha sbagliato, ha battuto il portiere, freddissimo. Cambiano la storia della partita con un gol davvero pesante. Vuole la profondità. Özil cerca spazio, trova il compagno in buona posizione.
stava combinando grossa. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Mesut Özil, oggi autore di un assist. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Intervento chiaramente falloso. Attenzione perché era ammonito e infatti c'è il secondo cartellino. Ma che ingenuità, che ingenuità. A giudicare da quanto abbiamo visto però c'è ben poco da protestare. Jerome Boateng, Toni Kroos, Schweinsteiger, Hummels, Schweinsteiger. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Passaggio in avanti. L'arbitro lo chiama, cartellino giallo. Si è ricordato nonostante il vantaggio, bravo. Arriva il duplice fischio dell'arbitro, si chiudono i primi 45 minuti di questa semifinale. Hanno giocato complessivamente bene, ma sono mancati in fase realizzativa. Sono sicuro che nel secondo tempo faranno di tutto per recuperare. Si parte per la seconda frazione di gioco. Cercheranno di rifarsi subito, gettandosi in avanti fin dai primi minuti del secondo tempo. Certo, questo è un atteggiamento che gli espone qualche rischio al contropiede degli avversari, ma credo proprio che non abbiano altra scelta. Mario Götze. Reus. Prova il filtrante. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Cerca ancora una palla profonda. Schweinsteiger. Özil. Costringe l'avversario al fallo. Costarci il cartellino che infatti arriva. Giallo. Müller. Bella palla, devi approfittarne. Reus. Mamadou Sakho, molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. Neuer esce e spinge. Reus. Toni Kroos. Mustafi. Jerome Boateng. Pogba. Mustafi. Schweinsteiger. Passaggio sulla destra. L'idea era buona ma non è riuscito a trovare il compagno giusto. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Azione determinante. Devono tentare tutto per tutto ora. Müller. Mario Götze, Müller, Schweinsteiger, prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Mario Götze è in posizione per il cross.
passaggio in avanti. Schweinsteiger prova la soluzione in profondità. Ancora un ottimo intervento difensivo. Ottimo dai e vai. Toni Kroos. Mario Götze. Occhio al lancio lungo. Da lì può segnare. Aveva messo dentro davvero un gran pallone. Che occasione. E con il fischio finale finisce purtroppo la loro partecipazione al torneo. E in momenti come questo che si capisce quanto possa essere crudele il calcio. Hanno dato tutto, ma in finale andranno gli altri. Dover rinunciare a un passo dal sogno è sicuramente dura. Però d'altra parte in finale ci arrivano due squadre, altre perdono prima e non deve essere un demerito essere arrivati in semifinale. Comunque il torneo è stato positivo.